Benissimo. Benvenuti a questo seminario del programma di Sapienza Neuroscience. E sono molto contento di avere qui oggi Stefano Sensi, che è professore ordinario di neurologia all'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. E diciamo, Stefano è una persona veramente amica e sono contento di condividere con voi, diciamo, la sua capacità critica e la sua visione. E Stefano si è laureato in medicina a Chieti, ha una lunga, diciamo, militanza negli Stati Uniti, dove ha, diciamo, fatto soprattutto ricerca di base sui recettori del glutammato e sull'ingresso di ioni e le citotossicità nei laboratori prima di Dennis Choi, e poi di Weiss Irvine. Poi è tornato in Italia, secondo me con una voglia di fuggire che ancora non è del tutto consumata, e qui a Chieti diciamo, ha allargato molto la sua visione dall'aspetto puramente preclinico e di base alla ricerca clinica, dove adesso diciamo, si occupa principalmente di invecchiamento, di modelli di invecchiamento e di patologie associate. Oggi dirige un dipartimento che è il Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche a Chieti, che è il Dipartimento di Eccellenza delle Neuroscienze Italiane, e ci parlerà però di un tema, diciamo, negletto e scottante nelle nostre vite di scienziati, che è quello dei numeri, numeri da cui siamo fortemente, diciamo, condizionati nelle scelte, anche a scapito di una produzione scientifica che non sempre, diciamo, merita o addirittura peggiora in questo senso. Quindi il titolo è Drowning by Numbers. Allora, sì, la chiacchierata è legata a un argomento che mi ha un po' appassionato da qualche tempo, al di là delle mie specifiche competenze nell'ambito appunto delle neuroscienze, delle malattie neurodegenerative, e cioè effettivamente dove stiamo andando con il processo scientifico. Non andiamo già da nessuna parte, non gira. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, sì, nonostante l'ora è una serie di cose che dirò che richiedono un pubblico adulto, soprattutto non ci devono essere assegnisti di ricerca, borsisti, giovani ricercatori, dottorandi e quant'altro, né neanche gli studenti di medicina, quindi solo vegliardi a fine carriera per delle riflessioni amare su dove siamo finiti. Perché effettivamente la situazione non è propriamente positiva. E come con il climate change, che drammaticamente adesso vediamo comparire dal nulla, ma che ha origini lontane, noi stiamo attraversando un periodo di forte transizione nell'ambito della ricerca della scienza e tutto questo appunto sta subendo una drammatica accelerazione, quindi i due processi sono molto simili. Non so se si vede, voi non vedete, ma loro vedono. Vabbè, la parte superiore è un po' problematica. Comunque, il punto fondamentale è che l'idea, se volete, un po' naive, e che comunque sono sicuro che in questa sala ci accomuna, è che abbiamo cominciato a fare ricerca perché eravamo assetati di conoscenza, ci piaceva giocare con i setting sperimentali, quali fossero, e volevamo trovare delle risposte. E questo, tutto sommato, è il principio che ha ordinato la ricerca scientifica fino a poche decadi fa. C'è stato un momento di boom, di cui appunto vediamo i risultati. Nella fase post-bellica c'era un momento di grandissimo ottimismo, si usciva da una situazione drammatica, no? Dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, del nazismo e di tutte le atrocità connesse. C'era anche un momento di grande fermento culturale, prima fra tutte la scoperta dell'energia nucleare, usata in termini appunto ovviamente bellici, con risultati che sappiamo, ma anche in termini positivi. E c'era una grande affluenza, cioè c'era un gran numero di quattrini che venivano rimessi in gioco per appunto produrre degli avanzamenti scientifici. Tant'è che nel giro di una decade, dagli orrori della guerra, siamo arrivati a calpestare il suolo lunare. Quindi questa è stata una
una grandissima fase di espansione di cui noi abbiamo beneficiato, almeno i più anziani in parte in coda abbiamo beneficiato, ma dalla fine degli anni 90, qui dice early 90s, ma io sono più convinto che sia un processo che è proprio arrivato dopo il 95-97, le cose sono drammaticamente cambiate, senza che però ce ne accorgessimo, e questo è l'argomento, cioè cerchiamo di prendere coscienza e riappropriarci di quello che sta succedendo per imporre o almeno suggerire delle modifiche, perché a mio modestissimo avviso abbiamo un po' perso, diciamo così, la strada. E quindi dagli anni 90 in poi, ma sicuramente dagli anni 2000, il concetto di scienza è radicalmente cambiato, è entrato in una logica di mercato. Lo scienziato non è più quella figura un po' estemporanea che ha la testa fra le nuvole e sta appunto in un laboratorio, ma è invece un serio imprenditore, e chi fa scienza deve fare impresa, deve vendere il prodotto ed è valutato in quella direzione. Cioè c'è un'idea di valutare la performance con degli strumenti, come vedremo, parametrici, che sono quelli oggettivi del mondo dell'impresa. Per cui se tu produci bene, se non produci vieni sostanzialmente accantonato. Nell'ambito del processo scientifico noi ci ricordiamo che sostanzialmente c'era un'ipotesi, io parlo ovviamente, non mi arrogo la di parlare di scienza in generale, ma parlo di quello che più conosco per mio, e cioè l'ambito della biologia, della medicina, quindi l'area biomedica. Beh, il primo principio sul quale ci siamo tutti formati è quello appunto di fare una scienza che produca dei benefici e soprattutto che non crei problemi, in linea con il giuramento di Ippocrate, ma anche dopo, e ricordo sempre questo passaggio perché vedrete che il divide, il punto di divaricazione della Seconda Guerra Mondiale è fondamentale. Dopo gli orrori del nazismo salta fuori appunto anche una sensibilità a quello che si deve fare nell'ambito della ricerca, perché abbiamo tutti presente gli orrori che anche nell'ambito della ricerca medica erano stati portati avanti dal nazismo. Quindi salta fuori la dichiarazione di Helsinki e si ristruttura appunto una ricerca biomedica orientata appunto a non danneggiare e a produrre benefici. Però appunto si è sovrapposta appunto una sistematizzazione che è stata poi appunto sistematizzata da questo sociologo importante, Merton, che faceva i famosi quattro principi di Merton, che sono i kudos, che sistematizzano, ripeto, il percorso del scientifico come un percorso che deve corrispondere a dei criteri di universalismo, di comunismo. Lui ha parlato proprio di comunismo, ma ovviamente intendeva comunalismo, quindi praticamente non una ricerca individuale, ma una ricerca condivisa, di disinteresse, quindi un interesse genuino e non economico nei confronti della ricerca, e ovviamente un sano scetticismo, perché noi dobbiamo essere sempre i primi a porci il problema se quello che stiamo dicendo o facendo ha un senso e non ci siano appunto ipotesi alternative che lo disconfessano in termini popperiani. Però appunto questa visione è stata, come ho già anticipato, in parte revertita da questa nuova ipotesi, che è quella appunto di produttiva, una ipotesi che è perfettamente in linea, le assonanze come vedremo sono tante, che è pienamente in linea con la logica di mercato e del free market. Lo scienziato è un imprenditore di se stesso, le università sono in competizione con altre istituzioni, c'è un mercato da cogliere in termini di studenti, in termini di accademici, come nelle squadre di calcio io cerco di reclutare quelli che, questo ovviamente nel mondo anglosassone, da noi la situazione è un po' diversa, però in termini generali ancora è sicuramente e sta andando sicuramente in quella direzione, e è reperimento di fondi di ricerca, fondi di finanziamento, fondi da facoltosi individui che vogliono donare quattrini alle istituzioni universitarie. Quindi è
pienamente dentro al discorso oggi, quello della competizione. Io devo competere per vincere la competizione, sia quella di reclutare più studenti, sia quella di ottenere più soldi, sia quella di appunto arrivare primo su un percorso scientifico e scrivere per primo l'articolo X con la scoperta X. Questo da parte di alcuni più illuminati ha sollevato il problema appunto se questa nuova direzione verso la competizione sia efficace o se stia minando alle basi quello che è il processo scientifico. E infatti adesso avremo qualche punto da discutere e il primo fra tutti, o uno dei più importanti, è il drammatico incremento della produzione scientifica. Ricordiamoci sempre che nelle nostre diciamo anni verdi noi facevamo ricerca perché eravamo assetati di conoscenza. Nessuno di noi, credo, avesse come primo obiettivo quello di pubblicare. Ci divertiva, ci appassionava, eravamo presi da questo esperimento, volevamo capire come andava a finire, sapevamo che poi alla fine bisognava formattare tutto per un qualche tipo di output e quindi mettere sul pubblico quello che avevamo trovato, ma certamente non era il nostro obiettivo primario per cui passavamo le nostre giornate nei laboratori o comunque in posti dove si faceva ricerca. Invece lo shift dalla produzione di conoscenza alla produzione di prodotti scientifici, cioè lavori, ha fatto sì che l'enfasi adesso è sulla produzione di lavori scientifici, che sono diventati l'unico parametro sul quale si valuta il ricercatore. Quindi tu sei tanto più bravo quanto più produci in termini non di innovazione, come vedremo, ma appunto di numero e di quantità di lavori. E infatti vedete questo lavoro che è stato pubblicato su Science qualche anno fa, che si chiamava The Science of Science, che dimostra, facendo delle analisi con di natural language, quindi andando in un database tutto il pubblicato in quel momento, nel 2018, per i precedenti 15 anni, andando a vedere quelle che erano le parole chiave che tornavano più frequentemente, si poteva dimostrare che l'innovatività, quindi le frasi nuove, le parole nuove, gli accoppiamenti nuovi di idee, procedevano in maniera sostanzialmente lineare, la linea blu, al contrario di una crescita esponenziale dei prodotti. Quindi c'è una forchetta fra quella che è la reale innovazione, che si produce praticamente in maniera riproducibile secondo una progressione lineare, e l'incredibile overflow di prodotti scientifici. E siamo arrivati a delle situazioni paradossali che vedono appunto persone che riescono a pubblicare dei numeri astronomici di lavori all'anno, con un ovvio grado di proprietà che è prossimo allo zero. Chi può pubblicare 220 lavori all'anno? Alla ricerca, sì, ci sono, anche senza andare sull'estero, abbiamo dei validi esempi locali. Comunque è chiaro che chiunque abbia una conoscenza di quello che è fare ricerca sa benissimo che seguire un progetto, pubblicarlo, esserne appunto dentro, sia nella fase appunto della gestione del progetto che nella fase della pubblicazione, anche nel migliore dei casi, nei laboratori più importanti, nei laboratori anche di medio o grande dimensione, non può portare mai a dei numeri di questo tipo. Se va bene riesci a farne 4, 5, 10, 15, se sei un super boss che c'hai 15 giovani ricercatori che lavorano con te, ma arrivare a 225 vuol dire che siamo praticamente entrati in un'orbita che è totalmente estranea al concetto di produrre ricerca. E abbiamo 9.000 persone, e questa è già una statistica vecchia di qualche anno fa, che sono riusciti a produrre praticamente più di 72 lavori all'anno, il che vuol dire praticamente produrre un lavoro ogni 5 giorni, incluse le feste. Ora, sempre per rifare un po' le fila da dove siamo partiti, non è solo una questione di
quantità, ma anche del prodotto stesso, di quello che c'è dentro a questi lavori. Siamo arrivati a un'aberrazione per cui ci siamo mossi da situazioni in cui, questo lo ricordava prima Davide, io ho fatto le mie prime esperienze con Dennis Choi, all'epoca uno dei maggiori e più importanti ricercatori nell'ambito appunto della fisiopatologia del glutammato. Ecco, Dennis Choi nel 93 poteva scrivere un lavoro su Science e il lavoro era fatto sostanzialmente di due paginette con tre grafici e una tavola, una table. Ma voglio sottolineare che le tre figure erano prodotto di esperimenti che sottendevano una tecnologia praticamente ubiquitaria. Cioè questi esperimenti li poteva fare qualsiasi laboratorio nel mondo, anche quelli meno appunto fortunati. Quindi la tecnologia non entrava per niente, era veramente il primato delle idee. Era un'idea molto importante, questo dimostrava che il cambiamento della condizione di acido base nel parenchima cerebrale alterava drammaticamente la tossicità del glutammato e giustamente è approdato senza troppi problemi, perché ricordo anche il processo di revisione è stato relativamente semplice, è approdato a Science. E siamo oggi a situazioni in cui ci sono dei lavori, ne abbiamo preso uno da Alberto mi ha aiutato in questa selezione, ci sono lavori che sono stati revisionati, vedete qui, ricevuti nel 2016 e appunto accettati dopo svariati anni. E la proliferazione dei materiali supplementari per reggere questa ondata di revisione senza tregua, no? Abbiamo dei lavori che si presentano con le canoniche 4-5 figure nel testo, nel manoscritto, e poi 78 pagine di materiali supplementari. Quindi siamo andati a un'aberrazione del sistema. Tra l'altro non necessariamente anche queste estreme revisioni dei giornali più quotati, non necessariamente in favore della qualità. Questo è un altro esempio di un lavoro pubblicato su Nature, dove io sfido chiunque, accetto scommesse, a dimostrarmi che questo effettivamente è statisticamente significativo. Quindi nel mare magno di esperimenti high-tech poi sfuggono anche delle cose, il bersaglio grosso di statistica, forse applicata in maniera un po' pedestre, è sicuramente discutibile. Quindi non è andata esattamente nella direzione voluta. E comunque, al di là di queste situazioni paradossali, cioè di iper revisione per le riviste più quotate, la pratica comune di chiunque di noi è che sostanzialmente la nostra mailbox è intasata non più di almeno il nostro filtro di università non ci consente più di avere delle incredibili risorse per aumentare una serie di prestazioni, ma ci viene richiesto, e quello non è filtrato, ci viene richiesto praticamente con una frequenza di 30-40 email al giorno di fare da revisori a riviste più o meno quotate. Ma nessuno di noi ha tempo e soprattutto voglia, discuteremo anche di questo, di assecondare questa onda, questo tsunami di richieste. E quindi il mismatch ha generato una situazione in cui sostanzialmente c'è un mare magnum di pubblicazioni e una scarsità totale di revisori competenti. Quindi in riviste di medio-basso livello è molto probabile che la revisione venga fatta da persone alle prime armi, e spesso e volentieri che non hanno nessuna competenza in quel settore, ma nemmeno in quella disciplina. Non è infrequente che in giornali di bassissimo livello, se viene fatta una revisione, la revisione sia portata avanti da qualche giovanissimo ricercatore che magari fa biotecnologie del mondo vegetale e si trova appunto a revisionare un articolo sui meccanismi molecolari della malattia di Alzheimer. Quindi c'è un enorme problema di qualità della revisione. Un enorme problema che è stato appunto in parte generato
questa storia dell'andare dietro appunto alla quantità dal uso sconsiderato dei parametri di valutazione, i cosiddetti parametri oggettivi. Siamo partiti con un parametro che è quantomeno scombinato, che è l'impact factor. L'impact factor, per i giovanissimi che sono in sala, non è altro che il, per un giornale, non per il ricercatore, l'impact factor del giornale non è altro che la divisione del numero di citazioni di quell'anno per quella rivista diviso il numero di articoli. Ora niente ci dice tutto ciò di quello che è il valore intrinseco di quel lavoro e di quel gruppo di ricerca che è dietro a quel lavoro. Questo è stato dimostrato scientificamente. Una serie appunto di editori di appunto riviste scientifiche importanti, da Science a PLOS, a Nature e quant'altro, si sono appunto trovati, hanno chiesto di avere accesso al database Thomson, quello su cui appunto si fanno queste metriche, ed è andato a valutare quanto effettivamente corrispondesse in un determinato lavoro X l'impact factor del giornale con l'impact factor di quell'articolo. Cioè, per farla breve, se il giornale ha 25 di impact factor, vuol dire che uno si attenderebbe che la maggior parte degli articoli di quel giornale ha 25 citazioni all'anno. Ma di fatto non è così, perché l'impact factor è fortemente trainato dai lavori più citati. Vi faccio qua l'esempio di due situazioni pressoché simili. Abbiamo su 20 lavori pubblicati all'anno che il 75% vengono citati equamente, cioè tutti vengono citati uguale. Però i più citati di questa rivista hanno delle citazioni astronomiche e queste hanno delle citazioni che sono più in linea con quello che è stato pubblicato su quel giornale. Oppure una situazione intermedia. Siccome è la somma che fa il totale, come direbbe Totò, alla fine questo giornale c'ha 55, ma come vedete la stragrande maggioranza dei lavori in quel giornale sono sovrapponibili del tutto come impatto agli altri. Ed è infatti quello che è saltato fuori, che l'impact factor rappresenta esclusivamente il 25% dei lavori pubblicati in un dato giornale. Tutti gli altri sono ampiamente sotto all'impact factor del giornale, quindi tu pubblichi su PNAS, che c'ha, non so che qual è l'ultimo numero, non li guardo, però immagino che sia almeno 10, spero, quello che è. Comunque la maggior parte di quelli che poi vengono pubblicati su PNAS hanno 3-4 citazioni all'anno, pochissimi raggiungono il 10 e ancor meno, che sono la parte trainante, il 25%, raggiungono appunto cifre molto superiori a 10. Quindi è ancora una volta un numero senza senso. Da questo siamo evoluti in una cosa che poteva sembrare un po' meno senza senso, che è appunto l'H-index, e anche qua ad uso consumo dei pochi che ancora non sappiano che cos'è, è il numero in cui c'è il match fra il numero di lavori e il numero di citazioni. Cioè un impact factor di 50 vuol dire che c'hai almeno 50 lavori con 50 o più di 50 citazioni per articolo. L'impact factor così congetturato ovviamente non pone un sacco di problemi, perché non c'è l'impact factor del ricercatore, ma c'è semplicemente l'impact factor, il numero di citazioni del gruppo di ricerca che ha costruito quel lavoro. E come sapete adesso i gruppi di ricerca sono estremamente estesi, quindi obiettivamente non ci dà nessuna idea del grado di proprietà e non c'è una contestualizzazione del grado di proprietà. Quindi se sei fortunato che hai molti amici e questi amici pubblicano molto bene, alla fine magicamente, anche se tu fai poco e niente, il tuo impact factor, il tuo H-index sale. È oltretutto estremamente punitivo per i giovani ricercatori, perché prima di arrivare a una situazione di salita e di stabilità, soprattutto nei primi anni, i numeri sono polari, no? Per arrivare ad avere un numero decente
ci vogliono parecchi anni. Quindi ci sono molte serie problematiche con l'idea dell'impact factor, dell'H-index stesso, ma vi faccio un caso che avevamo discusso in una telefonata un po' tragicomica qualche settimana fa con Davide. Philippe Haché, che è sicuramente la persona che ha contribuito di più a capire come funzionano i principali neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale, in primis glutammato e acetilcolina, che è membro dell'Accademia delle Scienze, che è stato considerato un guru dal punto di vista della fisiologia dei recettori, appunto, del sistema nervoso centrale. Se noi andiamo a vedere che H-index ha un modestissimo H-index di 30, che a malapena gli permetterebbe di prendere un assegno di ricerca, o se proprio un po' spinto, di prendere un RTDA in qualche università minore. Sempre per dire quanto è farlocco e quanto poi ovviamente le menti del male lavorano parallelamente, ci sono è statisticamente dimostrato, matematicamente dimostrato, che ci sono ora dei cartelli che permettono appunto di aumentare l'H, perché ci si mette d'accordo con una serie di altri collaboratori e tu citi me, io cito te, e naturalmente magicamente l'H sale, e si sono proprio creati dei cartelli. Ma tant'è che mi ha fatto vedere una nostra specializzanda qualche mese fa, arrivano anche delle proposte per mail di aumentare il numero di citazioni a quattrino. Quindi se tu paghi 20 cents il tuo lavoro, io te lo cito 10 volte. Sono dei pacchetti di citazione, non sto scherzando, purtroppo non ho ritrovato lo screenshot, gli era arrivato sul telefono e me l'aveva fatto vedere. Quindi diciamo che è una guerra senza fine. E non è strana, soprattutto all'ambiente italiota, che in questo campo è sicuramente all'avanguardia, il fatto che per aumentare l'H-index basta semplicemente mettersi d'accordo con una serie di amici e soprattutto autocitarsi. Ed è stato dimostrato plasticamente che questo mercato dell'H e della self-citation è drammaticamente aumentato allo scattare dell'ora X, quando è entrata in vigore nel 2010 la Gelmini, 2008-2010 non mi ricordo, quando appunto questi numeri sono diventati numeri spendibili per le progressioni di carriera. Vi faccio un esempio, e non voglio dire altro, di come questa cosa non è un fenomeno così che immaginiamo saltuario, ma abbiamo questo genio della scienza che comincia a produrre nel 2018 e riesce nel giro di 4 anni a produrre 122 lavori. Noi siamo deficienti, ovviamente, perché io credo di averne 150 e sono da 30 anni sul mercato, quindi ovviamente un imbecille. E naturalmente questo personaggio riesce persino a fare 1098 citazioni e arrivarsi e posizionarsi subito su dei numeri utili, perché ha 23 di H. Naturalmente c'è il trucco, perché se poi uno toglie le self citation, vediamo che da 1098 scendiamo a un 10%, a 194, e drammaticamente l'H si sgonfia da 23 a 6. Siamo però nell'ambito della Deutschmark Inflation, che abbiamo visto, che hanno visto, per fortuna noi non c'eravamo, nella Repubblica di Weimar, quando il prezzo appunto della carta moneta era, il valore era inferiore ampiamente al prezzo appunto fisico della carta moneta, per cui la gente lo usava per accendere il fuoco appunto, o giocarci al posto dei cubi. La frode è un altro problema, perché quando la qualità non viene più controllata, e soprattutto c'è un'enorme enfasi sulla frode, e in Italia ancor peggio, perché in Italia non c'è nessuna sensibilità nei confronti del discorso della fabbricazione di dati.
al contrario di qualsiasi altra istituzione, diciamo, del primo mondo, non mi risulta che le università abbiano in campo degli uffici, come succede spesso nelle università anglosassoni, ma anche nelle università europee, che si occupano dei problemi appunto di integrità della ricerca. Quindi qua basta appunto che non si sappia troppo in giro, che non finisci sul giornale e la fai tranquillamente franca, ed è un problema serio, perché la frode è ovviamente è clamorosamente aumentata. Abbiamo avuto dei casi celebri di giornali che sono apparsi e scomparsi, dove praticamente c'era gente che scriveva di tutto e di più senza nessun tipo di dato reale dietro, quindi 5.000 retrazioni all'anno, cioè 5.000 articoli che erano stati tolti perché si era dimostrato che non c'era nessun dato dietro, erano solo chiacchiere vuote e parole in libertà, fabbricazione dei dati, plagiarismo e appunto sistema nelle riviste più, diciamo, di bassissimo livello, del fake peer reviewing system, cioè i peer reviewer non esistono, anzi molto spesso si fornivano i propri account Gmail per fare la revisione del proprio lavoro, no? Abbiamo avuto appunto delle classifiche internazionali con dei campioni che erano riusciti a farsi ritrarre, a farsi appunto ritirare almeno più di 50 lavori, quindi ci sta una classifica in continuo movimento, adesso non seguo tanto il campionato, però insomma sono sicuro che è cambiata, Alberto forse ne sa, sta cambiando, c'è grande movimento. La cosa divertente è che, come vedete, in questo caso nella top 10 c'erano sostanzialmente una stragrande maggioranza di ricercatori dell'Oriente, giapponesi anche peraltro. E uno di questi campioni, Staple, che si era inventato della ricerca comportamentale completamente fabbricata su foglio Excel, e poi ha confessato, è stato un caso che è andato avanti per anni e che ha avuto anche una sua dimensione su vari giornali scientifici. Staple ha detto chiaramente che questo ormai è diventato un mercato, che lui era un venditore di saponette e come si vende non importa, l'importante è fare il fatturato e vendere. E quando sei lì dice: io sono on the road, tutti gli altri sono on the road, it's like a circus. Io vado là e me la spango, se ce la faccio bene, se no, amen. Però il problema è ancora peggio, perché questa enfasi sulla quantità, scusate, ha portato a prendere un sacco di shortcuts, di tagliare un sacco appunto di strade maestre, e un articolo famosissimo, che è peraltro il più citato in assoluto nella linea PLOS di Ioannidis, che è uno che si occupa appunto di queste problematiche della Stanford University, ha dimostrato che la stragrande maggioranza della roba che produciamo è monnezza comunque, perché da un punto di vista statistico è fallata, perché le nostre competenze statistiche e l'a priori, cioè come facciamo il design dei nostri esperimenti, non ci può che portare a delle robe che sono traballanti, per quanto poi alla fine il t-test venga, se uno le va a guardare in maniera appunto particolareggiata si accorge che sono appunto numeri purtroppo molto farlocchi. E questo è stato dimostrato in un gruppo. Ecco. Era stato chiesto a un gruppo nutrito di ricercatori da Nature di verificare, di rispondere a un questionario in cui chiedevano quanto avevano potuto, era anonimo, avevano riprodotto dei risultati nel loro campo di colleghi, di lavori importanti di colleghi. E come vedete i risultati sono drammatici, l'80% non è riuscito a replicare niente, più dell'80% di quello che era stato fatto dai colleghi, ma la cosa ancora più tragicomica è che non erano riusciti neanche a replicare i propri pregressi esperimenti. Ok? Quindi siamo messi abbastanza male. Questo perché, ripeto,
questa enfasi, questo push verso il publish and perish, questo push per dimostrare al mondo che ce l'abbiamo lungo l'H-index tot rispetto ad altri, fa sì che noi obiettivamente abbiamo un po' perso la visione. Stiamo entrando in un loop in cui la ricerca che facciamo è sempre meno di qualità, ma anche concettualmente, cioè abbiamo proprio degli strumenti procedurali che sono fallati. Ci sono questi che sono i vizi classici, cioè avere delle ipotesi che sono sempre molto mirate ma molto poche aperte a una disconferma, quello di identificare dei pattern fra i dati che sono in linea con quello che vediamo e fare il discounting di tutto quello che non funziona, o addirittura, se c'è qualcosa che non funziona, andare a fare centinaia di esperimenti per dimostrare che in effetti non funziona perché c'era qualcosa di sbagliato, ma quello che funziona invece va bene così, buona la prima. O peggio ancora, quello appunto di avere una ex post, una spiegazione ex post a quello che abbiamo trovato. Siamo partiti con un'ipotesi, abbiamo trovato tutt'altro, abbiamo trovato dei dati random che dopo appunto con una narrazione interiore riusciamo a vendere sul mercato. Questa è una dimostrazione molto evidente di quello che sto dicendo, e quindi non sono delle mie ipotesi né purtroppo delle mie elucubrazioni. Nell'ambito di alcuni settori dove la statistica la fa da padrone, come per esempio nell'imaging, soprattutto nella risonanza magnetica funzionale, c'è molto processing dei dati, quindi c'è una risonanza magnetica di base dalla quale poi viene estrapolato tutta una serie di, vengono estrapolate tutta una serie di inferenze. E è stato fatto questo esperimento per cui è stato dato un dataset a 70 ricercatori che si occupano di questi problemi di risonanza magnetica funzionale, e gli è stato chiesto appunto di estrapolare da questo dataset un qualche tipo di risultato, cioè verificare quali aree erano appunto più attivate, quali meno attivate, eccetera, eccetera. La cosa sconcertante è che sostanzialmente quando c'è stato il pre-processing, quella è la parte che permette di lavorare l'immagine per poi appunto affidarsi alla statistica di analisi, c'era, i colori caldi vogliono dire overlap, c'era un sostanziale overlap fra tutti i gruppi, cioè sul pre-processing si sono tutti trovati nel fare più o meno le stesse manovre per avere il dataset pulito su cui lavorare. Quando poi sono stati fatti i risultati, le mappe che sono venute fuori coincidevano sostanzialmente quasi per niente. Quindi ognuno ha trovato la sua storia, ognuno ha trovato la sua esegesi, quali appunto reti neurali erano state attivate, quali no e quant'altro. Con una statistica che era ancora una volta, come si descrive bene nell'articolo, applicata male, applicata in maniera non fraudolenta, ma applicata con un vizio di forma di andare a usare lo strumento statistico che più appunto era prono a, diciamo, evidenziare delle differenze. Quindi ognuno ha utilizzato quello che meglio credeva potesse funzionare, i risultati sono del tutto discordanti. La novelty è un altro problema che ormai abbiamo capito che non c'è più. Non c'è più veramente il breakthrough, cioè rispetto alla mole di dati che produciamo, il landmark paper che ci fa svoltare accade sempre meno frequentemente. Questo è uno studio che è uscito proprio pochissimo tempo fa su Nature. E là, anche lì, facendo con l'intelligenza artificiale, analizzando i pattern di citazione e vedendo quanto un lavoro veniva citato in avanti, cioè veniva citato poi da lì in avanti e diventava il punto di riferimento delle citazioni successive, rispetto a tutti i lavori che quel lavoro citava, quindi tutto il pregresso che era consolidato. E considerando questo indice, che viene appunto considerato come indice di disruptiveness, vedete che questo indice, facendo una comparazione per decadi, è drammaticamente diminuito. Cioè c'erano dei lavori estremamente innovativi fino agli anni 90-2000, adesso i
i lavori tendono a riproporre sempre lo stesso mainstream. Non c'è appunto più l'esplorazione di territori rischiosi, perché territori rischiosi vuol dire alta possibilità di insuccesso, alta possibilità di avere speso energie, soldi, risorse, capitale umano in qualche cosa che poi non va a finire da nessuna parte e quindi non ti aumenta i parametri, non ti dà la possibilità di applicare per grant e quindi hai semplicemente buttato via il tuo e l'operato appunto di quelli che sfortunatamente lavorano con te. Purtroppo senza novelty non andiamo da nessuna parte, perché l'altra faccia della medaglia, anche qua con analisi di intelligenza artificiale, dimostra che i lavori disruptive sopravvivono, vengono citati, i lavori mainstream sono destinati appunto a eclissare, quindi vanno via, scompaiono. Per quanto tu possa aver fatto il colpaccio di essere arrivato su Science o su Nature, se hai detto semplicemente qualcosina di più e magari tecnologicamente molto più appealing di quello che diceva il tuo amico precedentemente 6 mesi fa, sì, hai vinto adesso, ma hai perso la guerra, perché se c'è una guerra, comunque sia, fra 2 anni non si ricorderanno né del tuo né di quell'altro, perché finalmente arriverà il disruptive che dimostrerà che sia tu che quell'altro avevate radicalmente torto, comunque non avevate capito bene la faccenda. Questi dimostravano quanto i giornali, gli articoli facevano referenze che erano al di là del loro campo e lo identificavano come un indice di avere appunto incominciato a esplorare territori ignoti rispetto a quelle che appunto con comfort, nella comfort zone, citavano sempre articoli del field, soprattutto di quell'area, e dimostravano che praticamente solo il 10%, l'11% si avventurava ad andare a trovare referenze o comunque avventurarsi in campi e quindi referenziare lavori che erano fuori dal field. Il 90% era confortevolmente all'interno di quello che era stato prodotto anche poco tempo prima. L'altra faccenda sulla quale vi voglio annoiare è il fatto che il discorso diventa anche un po' più sporco se pensiamo a non solo a quanto si è impoverita la nostra capacità di impatto come produttori di conoscenza, ma anche quello che gira in termini economici con questo nuovo approccio è quella che si può dire reificazione della ricerca, o commodification in inglese, perché è un mercato, perché ci sono dei seri soldi. Questi sono numeri vecchi, però insomma, tanto per dire, la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti, che fino a poco tempo fa spendevano 500 miliardi di dollari per la ricerca. Ovviamente ricerca vuol dire tutto in questo caso, vuol dire anche la ricerca militare, ricerca molto applicata, eccetera eccetera, cioè, però è un mondo di quattrini che girano. E quello che sta succedendo, purtroppo, perché siamo in quel contesto della logica di mercato, del libero mercato, è esattamente quello che vediamo. E per chi ha letto come me da vetero marxista il bellissimo libro di Piketty, è esattamente quello che sta succedendo nell'ambito dello sviluppo economico. I più ricchi diventano ancora più ricchi e la fascia intermedia è schiacciata verso la povertà. Quindi chi c'ha di più, c'è un indice che si chiama Gini Index, chi c'ha di più diventa sempre più ricco e chi ha di meno incomincia a essere sempre più povero. E questo è dimostrato. Questa è un'analisi di quello che è la distribuzione dei soldi federali degli Stati Uniti, il grant NIH nel 2015. Si vede che praticamente il 50% dei fondi sono andati al 2%, ai soliti noti, quindi delle istituzioni più prestigiose, Yale, MIT e quant'altro. E con questo 50% è stato praticamente finanziato il 20% di tutto il pacco dei ricercatori americani. Sorprendentemente, quelli che appunto hanno preso di meno, quindi i cugini di campagna, in effetti sono anche più produttivi. Si potrebbe sempre tornare al discorso che cosa vuol dire produttivi, se siamo entrati sempre qua anche qui nella logica della quantità, però almeno questi hanno prodotto 8
per milioni di dollari hanno prodotto 8 lavori, erano comunque lavori di giornali importanti rispetto ai 5.7 dei soliti noti strafinanziati. Questo negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, non è il nostro caso, ma non ci giurerei che possa diventarlo a breve. Vuol dire, in maniera molto prosaica, anche arricchimento personale. La stessa dinamica vale per i salari. Molta gente può finanziare il proprio salario con i finanziamenti di ricerca ed è acclarato che 30 ricercatori di ambito clinico negli Stati Uniti sono riusciti a prendersi uno stipendio, un salary di 1 milione all'anno, quando la pletora, la truppa dei ricercatori delle stesse università, quindi Ivy League, delle ottime università dove lavoravano, prendevano appunto 50.000 dollari all'anno, quindi siamo nell'umpen proletariat di quelli che hanno qualche conoscenza vetero marxista come me. E la competizione ovviamente arriva anche a farsi all'ultimo coltello le lotte per prendere i soldi. Il success rate dei grant NIH, ma anche di tutte le altre agenzie, è drammaticamente sceso, quindi adesso veramente bisogna giocarsela in un territorio estremamente ristretto. E la novelty è coperta dal fatto che idee tutto sommato modeste vengono verniciate di nuovo e di eclatante con tanto, diciamo, con tanto appunto input tecnologico. Quindi non è importante, se ricordate l'articolo che avevamo scritto prima di Dennis Choi, non è tanto quello che dici di nuovo, ma quanto di tecnologicamente avanzato ci metti sopra, e il che crea un circolo vizioso, perché per essere tecnologicamente avanzato deve avere un'infrastruttura molto solida, deve avere il microscopio ultra scan di ultimissima generazione che costa un occhio della testa, e devo stare dentro a quell'istituzione che poi incidentalmente è quella che prenderà più soldi e mi farà diventare più famoso e più importante, quindi io prenderò più soldi, e quindi un circolo che si autogenera di esclusione. Questo è. C'è anche un interessante shift dalle teste al mattone nelle principali università italiane, nelle principali università anglosassone. C'è un'estrema enfasi sulla costruzione di edifici. Noi ricordiamo la UCI, si diceva under constant development, indefinitely, esatto. E quindi praticamente che succede? Che arrivano soldi federali o soprattutto appunto facoltosi, benefattori, e questi soldi vengono investiti per costruire degli mega edifici, dei centri di ricerca. Il capitale umano invece diventa transitorio. Il capitale umano è l'unica cosa su cui non si investe. Queste sono delle belle strutture dove on demand appaiono e scompaiono i ricercatori, e questo è, infatti è meglio che voi ve ne andiate da qui in poi. Questo è quello che sta succedendo, che in un tempo la carriera nella scienza, una volta che uno l'aveva intrapresa con qualche scossone più o meno era assicurata, oggi c'è una drammatica appunto uscita dall'accademia, dal mondo della ricerca, per entrare in altri ambiti, che potrebbe essere anche una cosa positiva. Basta saperlo dall'inizio, basta sapere che comincia il dottorato e probabilmente vai a fare il rappresentante dei microscopi Zeiss, che va benissimo, però l'importante è dirselo da subito. Questa è la dimostrazione, ancora una volta, di quello che sta succedendo. Questo bell'articolo su Science ha dimostrato che se si va a vedere il grado di sopravvivenza degli autori, di un dataset enorme di pubblicazione nel corso delle decadi, si vede che
fino agli anni 2000 la gente, quei nomi li ritrovavi per 30 anni, adesso praticamente appaiono e scompaiono e rimangono 2 o 3 anni. Quindi è chiaro che sono della carne da cannone che viene usata per portare avanti determinati esperimenti e non viene ovviamente stabilizzata e quando è finita la fiera, arrivederci e grazie. Sono un po' stanco, cercherò di arrivare alla fine di tutto ciò. Sono anche un po' depresso, ma questo succede sempre quando faccio questo discorso. Però c'è l'happy ending. Vi voglio semplicemente dire che i quattrini hanno cominciato a girare purtroppo non già negli anni 2000, ma è un fenomeno che si è incistato piano piano ben prima degli anni 2000. E questo signore, che è il signor Robert Maxwell, che è un baronetto deceduto, è quello che ha fatto la differenza. Si è trovato al posto giusto, nel momento giusto, è finito in maniera tragica, è cascato dalla sua barca e non sappiamo perché. È peraltro il mai dimenticato papà di Ghislaine Maxwell, che per chi soffre, chi segue le cronache rosa, è coinvolto in tutto quel traffico pedofilo. No, no, direi piuttosto purple, no, viola. E quindi, insomma, diciamo con sangue non mente. Comunque, questo signorino ha fatto tombola perché lui era un profugo ungherese che si trova appunto nella seconda guerra mondiale in Inghilterra, entra appunto nell'intelligence, quindi nel servizio segreto militare inglese, si dà molto da fare, viene addirittura fatto baronetto, eventualmente per queste sue attività, ma capisce che si è creato un problema, che proprio per quel boom che vi avevo raccontato prima, c'è una sovrapproduzione di materiale scientifico che non trova appunto una casa in termini appunto di publishing venues, cioè non ci sono le case editrici sufficienti a reggere quel boom di ricerca, perché fino agli anni 50-60 le pubblicazioni erano sotto l'egida delle società scientifiche. La società di fisiologia aveva il Journal General Physiology, pubblicava lì in maniera estremamente rigorosa e divideva il ricavato fra i soci, perché elargiva poi, ritornava sui soci i quattrini per fare travel grants, piccoli grant di ricerca, eccetera, eccetera. Il numero spropositato di ricercatori di produzione scientifica degli anni 60 e la vetustà di questo sistema un po' così paternalistico delle società apre un mercato e questo capisce che c'è ciccia e incomincia a frequentare tutti i principali meetings delle società scientifiche. E identifica, andando in giro per appunto i talks, quelli che sono più brillanti, quelli che sono appunto in posizione preminente, e poi attraverso una strategia di wining and dining, quindi li invita poi la sera e gli offre da mangiare e da bere, se li fa amici e propone immediatamente di costruire l'International Journal of You Name It. E infatti c'è una drammatica ascesa degli International Journal, che a questo punto però sono International Journal che generano profitti, e quindi lui diventa il capo di questa Janus, che poi sarà venduta a Nature, e fa il botto praticamente di profitti. E i profitti ci sono perché siamo arrivati a 2 milioni di, ma questo è sicuramente sorpassato di qualche anno fa, 2 milioni di articoli all'anno prodotti e tutto in mano a 5 fortunati vincitori. C'è un oligopolio, i soliti noti, e cioè Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Blackwell, sono i detentori di più del 50% del mercato e c'è stato uno shift fortissimo dai piccoli editori ai grandi editori, c'è stata proprio una conglomerazione
mediazione importante. Ma perché è un mercato estremamente produttivo e perché siamo così imbecilli, mi permetto di dire? Scoprirete adesso quello che dovreste sapere già nella pratica di tutti i giorni, che siete dei fessi che state lavorando per far arricchire mostruosamente delle altre persone. Lo stiamo facendo proprio, sì. Allora, praticamente, tanto per farci del male, sapete che se facciamo il parallelo con il mercato dell'editoria classica, se uno ha una bella idea, il parco della propria creatività, quindi delle poesie, dei racconti, dei disegni fatti con costo pressoché zero, al massimo i costi di sopravvivenza e un po' di elettricità, questa roba arriva a un editore che prende il prodotto e con un editore pagato da lui lavora su di voi per rendere il prodotto digeribile al mercato. C'è un bel racconto, però ci devi mettere un po' più di crime, un po' più di sex, metti questo, togli quell'altro, eccetera, eccetera. Insieme all'editor arriva un prodotto finale, il prodotto finale viene stampato e messo alla mercé del mercato sugli scaffali delle librerie. Quindi è un'operazione con costi e con rischi, tant'è che il margine è, se va bene, se sei bravo in questo lavoro, del 10-15%. Nel nostro campo cosa facciamo noi che siamo bravissimi? Noi diamo a un giornale X il portato di ricerche che sono costate, come abbiamo visto, come minimo fra una cosa e l'altra 200.000 euro a botta. Li diamo questo, diciamo, prodotto finale che è il lavoro, che però dietro ha dei dati ovviamente, lo diamo a un editore che carinamente non fa altro che rimandare, se parliamo di comunità scientifica, ce lo rimanda, perché non ha qualcuno che lo riguarda, al massimo ti dice che la figura non è formattata al posto giusto, che le referenze non sono nello stile del giornale, che l'inglese fa un po' schifo se veramente è scritto in uzbeko avanzato, ma lo rimanda al collega scienziato che, come i cagnolini delle macchine che giravano negli anni 60, fa così, e se lo lavora rigorosamente a gratis e lo rende all'editore che con grande fair play dice grazie e che cosa fa? Lo confeziona con dei costi che adesso sono sicuramente inferiori alla stampa. E a chi lo rivende? Lo rivende a noi. Cioè, noi abbiamo fatto le cose, le abbiamo perfezionate e ce le ricompriamo. Ok? Questo è. Quindi noi come istituzioni collettivamente ci ricompriamo il nostro dopo averlo ridefinito e lasciamo come cadeau dei soldini per chi ha gestito questo processo. Tant'è che questo è il meglio del mercato del narcotraffico. La Elsevier, saremo appunto, se andiamo online prima o poi arriva la denuncia, ma queste sono cifre pubblicate, l'Elsevier, e ne ho presa una che è quella che sono riuscito a trovare, ha fatto nel 2010, immagino che stia facendo anche meglio adesso, 724 milioni di sterline di profitti e con un 36% superiore a quelle che sono tutte le maggiori, no, che abbiamo in testa, Coca-Cola, Apple, Google e qualsiasi altra entità. È stato dimostrato, ed era su Science, o Nature, non mi ricordo, Science credo, la settimana scorsa, che collettivamente per un aggregato di 85.000 riviste, che sono ancora quelle più o meno palatabili, i reviewers spendono, solo per l'anno 2020 hanno speso 15.000 anni di tempo revisione, ok? Quindi noi abbiamo donato graziosamente questo lavoro, questa forza lavoro. Se pensate che l'open access abbia cambiato qualcosa, vi sbagliate, perché i maggiori players sono posizionati in posizione di preminenza anche nell'open access, con dei costi che io reputo
ormai osceni, perché che Nature si permetta di dirci che dobbiamo pagare quello che è più o meno una borsa di studio di un anno, no? Di un giovane ricercatore, spero non questa, ma insomma poco meno, 11.000 dollari è, io credo, assolutamente osceno. Ci avviamo alla conclusione. Quello che vi ho detto è piuttosto deprimente, quindi c'è una overflow di materiale scadente, di bassa qualità, ripetitivo, non innovativo, prono alla frode e tutto sommato appunto non stiamo andando nella direzione giusta. Però secondo me ci sono delle potenziali strade di uscita, delle vie di uscita, e siamo già per fortuna in moto in quella direzione. Sul problema della monetarizzazione ci sono, come sapete, ormai delle venues, che sono appunto i repository dove puoi mettere i tuoi preprint, e quindi se il tuo obiettivo è quello di farti leggere, farti valutare, l'opportunità a costo zero e con una diffusione che è assolutamente alta, perché se entri nel giro vengono anche delle mail che ti avvertono che il tuo collega o qualcuno che fa la roba del tuo settore ha pubblicato questo. Quindi se l'obiettivo è quello di pubblicizzare il tuo lavoro, questo è già in atto. Si sta creando una situazione per cui effettivamente si potrebbe immaginare, e ci sono già degli esperimenti in questo senso, tipo PubPeer, che la revisione effettivamente debba essere post pubblicato. Ci stanno veramente delle persone che si occupano di quello che dici tu, che si prendono la briga, visto che l'avrebbero fatto comunque, di fare delle note, di postare alcuni commenti su quello che trovano convincente o meno convincente. Ed è già stato preso, messo in atto in maniera un po' stramba e prototipale dai Life. È ancora un po'. Però sta facendo breccia, cioè quello che è importante è che c'è un minimo di apertura verso appunto un qualche cosa di appunto per uscire da questo impasse. E naturalmente il concetto base è che dovremmo cercare di tornare alle origini, mettere se vogliamo dei dati a disposizione, ma focalizzare la nostra attenzione a dati strutturati dentro la quale c'è una storia inequivocabile che vogliamo raccontare. E la vogliamo finalmente raccontare in maniera appunto coerente. Ci sono iniziative come appunto nel mondo dell'informatica, l'operazione di Linux, non so quanti di voi ne sappiano e quanti soprattutto la usino. Io la uso dal 2001 con successo, sono molto contento, è un sistema operativo che è basato sul sapere collettivo, tutti partecipano, tutti risolvono il problema a gratis. C'è l'ipotesi di creare appunto dei meccanismi di goal-oriented science. Nella fisica applicata questa è già una realtà. Il CERN si basa sul fatto che ci sono delle infrastrutture che per ovvi motivi non possono essere diffuse, ma sono centralizzate. Il ricercatore va, affitta, io ci sono stato, stai lì per un anno, per una notte e mezza a affittare il tuo tempo macchina, fai quello che devi fare e te ne vai. La situazione Human Technopole, io lo so che voi siete dentro a sta storia. No, non ci siete dentro. La Human Technopole. La Human Technopole, con tutti i suoi limiti, potrebbe essere una situazione di quel tipo. Se si va nella direzione di fare delle facilities che sono disponibili su tutto il territorio nazionale e che sono appunto non a noleggio ma a prenotazione, potrebbe essere una buona svolta per farci superare almeno il gap tecnologico. C'è il largo uso che noi abbiamo cominciato a fare da tantissimo tempo dei database, dove finalmente hai masse di dati enormi, quindi finalmente puoi verificare quello che c'hai in testa su numeri che non sono appunto i soliti quattro gatti che sei riuscito a reclutare. Sto parlando della ricerca clinica, ma ampi database, migliaia di persone fortemente, fortemente tipizzate. Ci sono degli esperimenti divertenti, ci sono appunto dei giochi che vanno appunto con un sapere collettivo, vanno a risolvere dei problemi di biologia applicata. La cristallografia è stata risolta in alcuni casi dalla possibilità di giocare e dare delle informazioni collettivamente
proporre delle ipotesi da testare sulla struttura funzionale, sulla struttura delle proteine. Questo è un addentellato di Rosetta Fold, che è una, appunto, una piattaforma dove ognuno può cominciare a giocare in maniera assolutamente gratuita, con dei risultati che sono strabilianti su problemi di cristallografia, senza più il sistema, appunto, switchando completamente in un ambito in silico. Sul discorso del capitale umano, un primo tentativo da fare è quello di pensare che non tutti vogliono fare i professori. Ci sono persone che possono e vogliono fare i tecnici, e questo non ha niente di dispregiativo. Il tecnico, se è una persona che ha delle competenze che sono certamente superiori più delle volte all'accademico, devono essere appunto reclutate in maniera permanente e pagate adeguatamente, e possono dare un contributo essenziale per portare avanti appunto la ricerca. Il progetto appunto di revisionare tutti questi parametri, di usarli con criterio, addirittura non usarli, sta appunto facendo breccia, sia per quanto riguarda il funding, sia per quanto riguarda il reclutamento. L'anno scorso, 2 anni fa credo, Utrecht ha cominciato a abolire il sistema dei valori parametrici. Si fa come si faceva una volta: dici i tuoi migliori 3-4 lavori, ti prepari un talk, sei pronto a discutere in maniera serrata con chi ti vuole prendere, che cosa sai fare, che cosa hai dimostrato e quanto buono è quello che sai fare e quello che potresti fare, e dopodiché, in base a quello che il committee ritiene, vieni preso o meno. Ma siccome siamo partiti dai numeri, torniamo ai numeri in un'accezione che potrebbe essere positiva o negativa ancora una volta. Di numeri moriremo, perché come sapete, anche degli ultimi giorni la polemica sull'uso dell'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale sicuramente prenderà le redini di questi percorsi, di questi progetti. Bisognerà capire cosa farne. Sapete la storia del ChatGPT, la migliore applicazione dell'informatica del mondo ad oggi. In 2 mesi 30 milioni di subscriber, quando Instagram, che era già considerato un successo, ha preso 10 milioni in un anno. Quindi stiamo parlando di una applicazione che è diventata estremamente appunto diffusa, ed è la possibilità di generare testo attraverso appunto un reperimento di un'intelligenza diffusa con il natural language. Ci sono dei problemi, e io, siccome sono un early adapter, ho chiesto subito a ChatGPT quali sono i problemi, e lui mi ha scritto quello che sono le problematiche dell'uso di queste nuove tecnologie nella ricerca. Sono ovviamente il fatto dell'accuratezza dell'informazione, perché questo si basa su un mare magno di informazione che trova dappertutto, e tanto più questo è farlocco, e tanto più le risposte saranno farlocche, perché questo non è un umano, è una persona, è uno strumento statistico che fa della bieca statistica tra quello che è più probabile e meno probabile. Chiaramente non può parlare di tutto, chiaramente deve essere contestualizzato quello che uno gli chiede, e poi ci sono dei problemi fortissimi di etica, perché c'è un uso e un abuso di queste nuove tecnologie. Questa è una cosa prototipale che dei buon temponi dell'MIT avevano fatto, per cui c'era un'applicazione dove tu scrivevi 3 autori che volevi, e loro con un click ti generavano un nonsensical paper, che se potevi e avevi la voglia di trovare la venue, riuscivi anche a pubblicare. Loro l'hanno fatto, hanno generato, questi sono i nostri colleghi, io mi sono permesso di usare i loro nomi per un altro talk che ho fatto in università. Quindi praticamente ti formattava il testo, PDF fatto, referenze, tutto a posto, dovevi solo poi decidere su quale garbage journal lo volevi pubblicare. Purtroppo la cosa ha preso piede, e adesso ci sono delle strutture commerciali che ti permettono di fare esattamente questo, ovviamente non con quei livelli scadenti, però tu gli dai i dati e loro ti generano in maniera automatica il testo, e ti formattano tutto, e arrivederci, grazie. L'intelligenza artificiale chiaramente pone anche delle grosse opportunità. Si può finalmente fare una medicina di precisione, si può capire meglio che cosa sottende la patologia di quel particolare individuo, la complessità biologica del sistema, e ci può portare da tante altre parti. Noi l'abbiamo usata con successo e siamo molto contenti di questa fase di luna di miele, perché ci ha fatto capire
alcune cose inaspettate della malattia di Alzheimer, potremmo andare, si è posto anche questo il problema, di una scienza ateorica. Cioè mettiamo i dati, l'intelligenza artificiale che è molto più forte di noi e che sarà molto più forte di noi potrebbe generare dei risultati senza bisogno appunto di teorie pregresse. Va bene, abbiamo veramente finito, vi lascio con questa bella immagine. Questa è un'immagine reale, come tutte le immagini che avete visto sono da una biennale di Venezia di qualche anno fa o di varie biennali dove io vado a spendere il mio tempo. Questa è quella che ho generato usando DALL-E in 30 nanosecondi quando gli ho chiesto fammi un scienziato immerso fra numeri eccetera eccetera, mi ha fatto varie opzioni, ho trovato questa la migliore, ma c'era anche questa e c'era anche questa che credo siano delle immagini prototipali sulle quali si è basato. Tempo di realizzazione realmente 30 secondi. Riga di testo. È sempre di OpenAI. Mix, Microsoft, tanti. Ha partecipato, no? Sì, è nel pool di quelli che ci stanno in mezzo. Microsoft è quello che ci ha messo più partecipato. Vabbè ragazzi, abbiamo perigiosamente finito questa deprimente, ma anche non del tutto deprimente, disamina. Grazie mille. E apriamo un kebab. Adesso apriamo un kebab o l'arancina. E apriamo il dibattito invece. Dibattito. Cioè, in modo da registrare. Addirittura magari la domanda è una cosa un po'. Sì, allora io in realtà voglio fare un commento. Ogni volta diceva un grande scienziato che ho conosciuto che vado via da un congresso che sono depresso significa che è stato un buon congresso, che ho capito tante cose che mi hanno colpito, ho visto tante cose importanti ed è una depressione però che genera poi nuove idee, nuovi insight, nuova creatività, quindi è una depressione positiva. Quindi grazie per questa visione critica di questa materia così importante. Io diciamo vorrei condividere brevemente due commenti. Il primo è sul fatto che tu hai giustamente centrato sul problema del singolo ricercatore, della diciamo suo modo di condurre la ricerca, di pubblicarla e queste distorsioni collegate al suo bisogno di avere valori bibliometrici altri per fare carriera, ottenere finanziamenti. Però bisogna, diciamo, secondo me, considerare prima di tutto che sia per i concorsi, sia per la valutazione di un progetto di ricerca da parte di un ente finanziatore, ci sono sì i valori bibliometrici, ma poi ci sono dei giudizi che vengono dati sulla eccellenza dell'ipotesi scientifica, della metodologia, dell'impatto previsto. Quindi diciamo si entra anche per prendere un finanziamento nel merito dei contenuti e della metodologia, non solo dei valori bibliografici dei proponenti. E questo vale anche per le carriere, cioè le persone sono giudicate dai commissari, diciamo non solo in termini di valori bibliometrici, ma poi si entra nel merito della loro storia, cioè se hanno avuto degli onori, sono stati chiamati a tenere delle letture nei congressi importanti, hanno fatto esperienze importanti, insomma è una valutazione complessiva, non solo numerica, anche se i valori bibliografici sono importanti. Quello che se il secondo commento riguarda il discorso delle pubblicazioni. Allora, è vero che diciamo ci sono delle riviste predatrici che tu paghi con una minima revisione, a volte senza nessuna revisione, ti permettono di pubblicare. Però quelle riviste predatrici sono conosciute nella comunità scientifica e quindi quello che viene pubblicato sopra quelle riviste viene valutato in maniera molto critica, a volte molto negativa. Mentre ci sono delle riviste tradizionali, e questa è l'esperienza che io vorrei portare, che permettono attraverso la revisione di scienziati esperti
di capire i limiti della propria ricerca e quindi di fare dei grandi passi avanti. Quindi cioè cercare di pubblicare un lavoro, cercare di pubblicare molti lavori, significa ricevere anche molte revisioni critiche che possono essere un momento formativo importante, specialmente quando si ha una certa età. Questo è l'ultimo commento rapidissimo, è sull'effetto di popolazione. È vero che c'è tanto rumore, ma anche le nostre cellule nervose lavorano con tanto rumore. Ogni singola cellula nervosa codifica in maniera approssimativa, ma è l'effetto della popolazione che permette poi di avere codifiche. E io penso che gli avanzamenti che ci sono stati nella scienza biomedica negli ultimi 10 anni siano importanti in molti campi, a parte l'Alzheimer e le malattie neurodegenerative di cui ci occupiamo, che la cosa non è proprio entusiasmante, però per esempio in campo oncologico ci sono stati, diciamo, dei progressi eccezionali e anche in molti altri campi biomedici. Quindi significa, siccome questo è un derivato della scienza, significa che a livello collettivo il sistema fa progredire la scienza. Ecco, questo volevo... Assolutamente, diciamo, io non voglio essere assolutista. Devo rispondere? Perché se vuoi ti dico cosa... Certo. Beh, ho detto per 1 ora e mezza quello che penso. Il problema è che è ovvio che c'è un progresso, è ovvio che stiamo vedendo degli incredibili successi. Il punto è del mismatch. Cioè, questa cultura della competizione ha permesso di ottimizzare l'utilizzo delle risorse? Cioè, la domanda che ti faccio è se invece di questo stile di competizione fossimo andati un po' più verso una maggiore cooperazione, avremmo ottenuto molto di più? La mia convinzione è sì, perché francamente ci sono strumenti virtuali come quelli che ti ho detto, dove il fatto di mettere via la competizione ha prodotto grossi avanzamenti. Faccio un esempio semplice. Il CERN, è quello che appunto dicevamo, è un posto dove tu vai e fai ricerca. Il prodotto nella fisica applicata è veramente il prodotto. Non è il portato, il proxy, cioè il lavoro. Tant'è che se tu vedi i lavori di fisica, hanno praticamente un numero di autori che è pari quasi a quello che è la discussione, la presentazione, ci saranno 4-5 pagine. Che la fisica funziona, me l'ha dimostrato oggi Alberto Granzotto, che è qui in sala, perché tutti noi sappiamo che c'è un bordino nero intorno all'1/8 della macchina e poi dei pallini. Tu lo sai perché? Ti sfugge. Però tutte le macchine hanno questo, e quello è un grande risultato dell'umanità per la fisica applicata, perché il bordino nero serve per fare coprire le sbavature di silicone, ma siccome la fisica ci insegna che i cambiamenti di sistema sono fondamentali, il bordino nero, soprattutto sotto il sole ferragostano, diventa incandescente. E se tu non graduassi il confine con i pallini neri, là proprio al bordo si spaccherebbe il coso. Quindi vedi che la fisica arriva molto rapidamente a delle soluzioni pratiche. Sulla medicina siamo un po' meno vicini a questo tipo di cose. Però appunto il problema è, no, io non sono assolutista, sto semplicemente dicendo che si sono sollevate, soprattutto con questa massa enorme di nuovi ricercatori, tutto il mercato dell'est, si spera quanto prima anche l'Africa, eccetera, eccetera. C'è una mole di intelligenza, a mio avviso, poco e male sfruttata. Tutta questa intelligenza collettiva dovrebbe essere reindirizzata su obiettivi. Silvia. Io volevo agganciarmi a una cosa che hai detto, che è il discorso del rischio delle frodi scientifiche associato a questo, che non ha solo un problema di etica scientifica, ha un problema parte di etica del lavoro, quello che vogliamo, ma anche economico e anche a livello poi di fondi istituzionali, di investimenti. Cioè, immagino che tu l'hai seguita questa cosa di Cina Science qualche mese fa del crollo dell'ipotesi fatta da Peter Lesne degli
Vabbè, quello era peccolante di suo, quello è stato solo nail on the coffin. Certo. I sintomi di diabete erano tossici, inseriti nel cervello di topo e portavano l'Alzheimer al topo. Ci hanno fatto carriera Nestlé e Company ovunque. Hanno preso, non ho letto tutto quanti, Erdogan hanno preso il Company. Sì. È stata fatta una company, sì, che si chiama Castalla Science, che ha raccolto billions di dollari. Sono per anticorpi, certo, per il trattamento dell'Alzheimer. Tutto ciò ha un costo anche sociale, perché tu stai facendo trial clinici, cioè è una cosa enorme, e sicuramente lì c'è stata un push molto forte su pubblica, che dà, cioè, non dimentichiamoci, secondo me fanno il livello del rischio è un livello molto più globale che solo. No, no, assolutamente. Sono pienamente d'accordo. C'è un aspetto etico che non è mai visto. I vaccini che provocano l'autismo. È un paper che è stato un ritratto. Bravo, assolutamente. Se si fa su un traccio watch, certo, ogni giorno ci sono paper, certo, i vaccini che tutti vedete. Io me lo sono anche scaricato da qualche parte, qual è il paper, è stato tolto, ma continua a girare la gente, tra le persone, tra i complottisti che il vaccino delle hai pienamente ragione. È un aspetto negletto e non è semplicemente. Non è che la fisica è presente. Beh, c'è la memoria dell'acqua. E poi c'è quello di transistor molecolari, il tizio che ha pubblicato, aspetta, io me lo sono segnato, questo tizio che poi è stato mandato via, 21 paper tra il 2002 e il 2023, tra Nature, Science e Scientific Review. Guarda, sì, se vuoi, ti do un'ultima chicca, perché l'ho presa ieri sera, io vedo un comico che fa queste clip negli Stati Uniti, che si chiama John Oliver, è una British, peraltro, è molto pungente nelle sue cose, e ha fatto una puntata sui psichedelici, sulle sostanze psichedeliche. Noi incidentalmente stiamo lavorando proprio su quello, perché si è riaperto un mondo, e sono estremamente efficaci per una serie di patologie, la depressione resistente, le dipendenze, l'alcolismo, le dipendenze d'eroina, sono veramente interessanti. Come sai, è stato tutto chiuso dagli anni 70 per ragioni miste. Ma una delle tante ragioni è che c'è stato un lavoro su Nature che dimostrava che praticamente l'assunzione, anche solo in acuto, dell'LSD, no, scusa, aspetta, che c'era un altro. Vabbè, adesso non mi ricordo qual è la sostanza, però insomma, la psilocybin produceva delle modificazioni irreversibili del DNA del topo, ok? Questo lavoro ha fatto vedere il numero di citazioni, è astronomico, e ha fortemente condizionato, è stato portato a supporto, no, di, poi ovviamente non hanno chiuso la sala cinesca, perché era questo, c'era tutto un problema sociopolitico, quindi non facevano più la guerra e facevano l'amore, eccetera, eccetera. Il punto è che quello lì era un lavoro truccato, perché avevano usato la metanfetamina invece che la psilocybin, però non hanno mai avuto il coraggio, se non dopo tanti anni, di ammettere che avevano cose. Quello ha influenzato praticamente una decisione epocale di chiudere per 50 anni un filone di ricerca che oggi scopriamo essere estremamente promettente. Posso fare una domanda anche io? Molto velocemente. Cioè, secondo te, come dobbiamo guardare a questo che ci hai raccontato, pensando che in realtà noi giochiamo un campionato di serie minori, esatto, e ancora stiamo ambendo ad andare in serie B? Diciamo, quindi in fondo questo lo rincorriamo. Davide Caro, io penso che dobbiamo... Vabbè, noi siamo sempre stati nella parte sbagliata della storia, quindi questo e in tante altre situazioni, figurati. Il problema, secondo me, è un
po' di mobilitazione intellettuale, forse non cambieremo niente, ma il fatto di parlarne, avere l'opportunità di dirlo anche nei media, cercare di diciamo riportare il discorso pubblico anche su questo aspetto, che non è banale, perché come usi i soldi per la scienza, direi che è abbastanza centrale nella vita dell'uomo o della civiltà, no? E a livello così nostro pecoreccio, francamente non vedo grandi possibilità, cioè se noi stiamo in questa situazione, tu dici giustamente che nei concorsi si fa questo e quell'altro, sì, può darsi, ma nello stesso tempo se non passi per l'abilitazione nazionale, che è tutta farlocca, e ti ho fatto vedere il caso dell'ordinario, quello è un ordinario, dove vai? Cioè c'è un problema, no? Quindi il punto è che secondo me noi abbiamo la responsabilità morale di aprire al pubblico il dibattito su questi argomenti, anche perché il pubblico paga per questo. Allora, però vorrei ricordare che prima dell'istituzione dell'uso delle 2/3 mediane bibliometriche, c'era tutta una casistica, certo, di persone che avevano ricevuto, ma non è cambiata, diciamo, no, però no, questo è per dire, questo... solo che adesso hanno la targhetta di qualità, pseudo qualità, quei giri sono rimasti identici. Sì, sì, sono rimasti identici. La cooptazione, che è il male fondamentale dell'Accademia Italiana, è rimasta però, e te l'ho dimostrato con il però la casistica di allora vedeva persone che diciamo avevano una produttività vicina allo zero, certo, perché io ho avuto conoscenza di varie situazioni, ma certo, ma riconosciamo tutti, e quindi diciamo in questo caso questo rappresenta ma allora il sistema sarebbe da scardinare completamente se volessimo andare nella direzione della guarda, il merito pure ha dei problemi, perché il merito cosa vuol dire? Io sono praticamente, me lo merito, ma vengo da una condizione favorevole. E se tu sei, cioè, se ti hanno tagliato le gambe, ti hanno tolto gli occhi, cose eccetera, dice corri, sì, insomma, fino a un certo punto, no? C'è la famosa barzelletta, adesso non abbiamo tempo, quello che, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, il punto del merito è anche un terreno strucciorevole, però potremmo anche riempirci la bocca del merito. Il punto fondamentale è che fa collassare il sistema, che il sistema italiano è basato sulla cooptazione. Lo dico con cognizione di causa perché, come sai, ho per lunga pezza frequentato altri libri. Il discorso è semplice. Se tu vuoi reclutare X e ti sei fissato che quell'X tu lo vuoi, sia perché è bravissimo, sia perché è tuo cugino o peggio, io te lo faccio fare. Se vai in un'università anglosassone, io te lo faccio fare. Dopodiché però, dopo 2 anni c'è una verifica, e se quell'X non sa fare niente, se ne va X, ma te ne vai pure tu. E questo non succede qua. Allora, fino a quando non risolviamo questo discorso, questa ipotesi assurda dei concorsi che sono farlocchi, okay? Perché è ovvio che poi a un certo punto sì, c'è anche un minimo di decenza, spesso e volentieri le cose vanno anche come devono andare, ma sono anche l'utile foglia di fico con numeri appiccicati a bambera per portare avanti sempre lo stesso ragionamento di cooptazione. E l'Accademia Italiana soffre di questo, e non dico altro perché poi dopo rimane agli atti. Va bene, grazie mille. Andiamo a Rebibbia. C'è il messaggio in chat. Allora, come si fa a vedere i messaggi in chat? Chat dov'è? Aspetta, che siamo degli analfabeti funzionali, almeno c'è pallino rosso. No, vieni chat, qua. Chat, c'hai ragione. Francesca Di Donato. Ah, Francesca Di Donato, ci conosciamo solo per molto interposta persona, ma presto ci rivedremo su questi schermi, no? A breve.
Sì, parla, eh? Volevo fare un intervento se possibile. Prego, prego. Intanto io non sono nel vostro, non appartengo al vostro ambito disciplinare, ma ho seguito con grandissimo interesse la tua presentazione. Io sono una filosofa e mi occupo di comunicazione scientifica e in particolare di scienza aperta. Tutti gli argomenti che hai utilizzato sono gli stessi che io uso con fonti, però cito di solito, diciamo, fonti diverse. Questo mi ha molto confortato, nel senso che c'è davvero una convergenza e una forma di intelligenza collettiva. Volevo aggiungere due note. Una prima, secondo me sei troppo severo con l'open access nella misura in cui definisci open access ciò che open access non è. Il movimento open access è stato fondamentale, in modo simile a quello per l'open source e poi Linux, il software libero, eccetera, perché molti dei principi così su cui si basa ora la scienza aperta vengono proprio di lì. Alcuni editori furbescamente hanno messo l'etichetta open access. Dico quello che dici tu, scusa, la comunicazione, sì. Ho lasciato perdere quello. Perfetto, perché le soluzioni che invece prospetti, gli archivi aperti, sono, vanno esattamente in quella direzione, così come il peer review ex post, l'open peer review. Poi volevo aggiungere una nota di ottimismo, se si può. Magari. Allora, tu hai fatto l'esempio di Utrecht, che è un bellissimo esempio. In generale le università olandesi stanno riformando il loro sistema di valutazione della ricerca. La Commissione europea però ha avviato da 2 anni e negli ultimissimi mesi in modo molto più prepotente un'iniziativa per la riforma della valutazione della ricerca. Io ho partecipato alla stesura di un accordo che prevede un cambiamento totale dei principi e degli impegni che chi firma questo accordo poi si impegna a rispettare, che vanno verso la valorizzazione di diversi output. Basta queste pubblicazioni sui journal, cioè esistono molteplici output per cui il ricercatore, valutazione dei processi, quindi la ricerca deve essere replicabile, riproducibile. C'è una crisi di riproducibilità che è uno dei grossi problemi che vengono affrontati. Abolizione dell'impact factor e dell'H index come criteri di qualità, perché non indicano la qualità come tu hai mostrato benissimo. Ora, questo accordo, per fortuna, incredibilmente, è stato firmato da 50 università italiane, dall'ANVUR, è stato pubblicato a luglio e sta nascendo una coalition, una coalizione di tutti i firmatari che lavorerà in gruppi di lavoro verso questa riforma, perché tutte le istituzioni che firmano devono scrivere una sorta di roadmap per implementare dei criteri diversi di valutazione, perché uno dei problemi che tu hai affrontato è che se non si cambia il sistema di valutazione della ricerca è come un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso. Noi siamo indotti a pubblicare, publish or perish, ma è un sistema vizioso che non concorre alla qualità della ricerca. Quindi, diciamo, questa è una nota positiva. E penso che sia fondamentale discuterne, come hai detto. Assolutamente. Intanto fammi sapere, perché noi aderiamo sicuramente. Quindi dopo ci sentiamo, sì, privatamente, perché noi ci siamo. Va bene, solo questo. Va bene, grazie. È stato un grande piacere. Sono contento che ci sono degli sviluppi positivi. Non avevo dubbi. Grazie.